E ciao a tutti amici del Retro Gaming, eravamo rimasti qua su questo inseguimento di Pietro Gamba di Legno che ci ha rubato baracca e burattini, anzi no, la mappa del tesoro e il diario dei vichinghi, e quindi noi ora lo bisogna ribeccare. Però qual è la novità, la news? Abbiamo preso questi sturalavandini verdi che ci permetteranno di prendere al volo, ecco, questi uccellacci e di attaccarci. Sì, visi addosso. E niente, ora siamo come all'inizio, non abbiamo più niente, né mappa, né diario dei vichinghi, né nulla di nulla. Bisogna un po' ricominciare da capo. Però questa volta sappiamo chi ha questi oggetti, ovvero il nostro acerrimo nemico, quindi bisognerà andare nel suo nascondiglio. A soffiargli via il bottino. E poi finalmente chissà quale sarà il tesoro che ci aspetta. Beh, abbiamo fatto di tutto e di più per questo tesoro. Speriamo che sia una cosa abbastanza consistente, che possa sistemare Paperino per tutta la vita. Ok, questo pezzetto con i carrelli, no? Ci sta, bellissimo. Però, scusate, tre carrelli in 5 metri fine, poi il resto tranquillo, senza nessun ostacolo. Si poteva fare di meglio, mentre invece quello che c'era carenza sui carrelli l'hanno messo tutti qui, su queste piattaforme con le eliche, sono veramente fastidiose e che ci faranno morire troppe volte, ragazzi. Io spero di no, spero che riuscirò a farla abbastanza veloce. Ovviamente se si cade si muore, ragazzi. C'ho 6 vite, ma sempre meglio tenersele per la fine. Se Dio vorrà, siamo vicini. Qui un passo falso e addio, eh. E io penso che siamo già nel nascondiglio del nemico. Siamo nella tana di quel cagnaccio spelacchiato. Penso sia un cane, sì, boh. Ok, bisogna andare di sotto, va bene. Perfetto. E ora qui il pezzo più assurdo, perché abbiamo bisogno di una bella stura lavandini qui. No, forse sono già in ritardo, già mi si è tolto. Devo mettere una stura lavandini lì. E poi saltarci sopra. Perfetto! Lo uso come trampolino e vai. Passato è quello delle piattaforme con le eliche, è un pezzo molto difficile, forse più difficile del gioco. Io l'ho passato egregiamente, ragazzi, quindi c'è solo da imparare qui su Sakai Retro Gaming. Vabbè che l'avete visto tutto ormai, però giocatelo, ragazzi, perché è divertente. Sono le basi di ogni, le basi del platforming. Quackshot per Mega Drive. Con uno 007 infilo in questi cunicoli. Ok, un ascensore. Non mi freghi. Non mi freghi, dove cavolo vai? Copia di Pietro Gamba di Legno. Che nome de merda. Più lo pronuncio, guarda, più mi fa schifo. Ah, brutto resta gente che si rianima. Ecco, infatti. Chi ha bisogno di un ascensore quando uno ha uno stura lavandini? Eccoci qua. Anche sto pezzo l'ho passato io adesso, sto buzzurro. Non ce l'ho mai, mai fatta a superarlo. Volevo provare col tuffo. Niente da fare, neanche con un tuffo ci si riesce. Ok, questo è il boss, ragazzi. Ora non vi impressionate.
non vi impressionate. Ma io penso che se dovessi mai fare una classifica dei boss più stupidi di tutti i giochi del mondo, e questo sarebbe in testa, eh. Cioè, non spara. C'ha sti due scagnozzi, vabbè, che te possono sparare, ma... E due soli ce l'ha messi. E poi una volta uccisi, addio, eh. E niente, tu salti, gli tiri... Niente, nessuno la lavandina, guarda. Oh, comincia a bagliare. Porca troia, anch'io però sono spastico. Cioè, fondamentalmente questi, guarda, eh. Popcorn, boom. Cioè, popcorn, raga, è un'arma clamorosa. Strano a dirsi, ma... Cioè, un boss proprio scadente, scadentissimo. Ma i programmatori non ce l'hanno più voglia. Ricorda molto i boss di Sonic, soprattutto con questi macchinari. Chi era, guarda. Oh, mazza, anche... Madonna, guarda cosa accuccia. Toh. Allora come baglia, poraccio. Dai, vieni con la posta. Il potere non mette un proiettile, una bolla, un qualcosa che girava. Invece no, lo schiaccia solo con sta pressetta, ma... Come fa io veramente a farmi prendere una roba del genere? Ma mai e poi mai. Più con lo sturavandini posso arrivare a qualsiasi altro. Ecco, si è arreso. Ridammi il mio diario. O tu porco, leva il diario di dosso. Ok. E non c'è rimasto nulla da fare. Finalmente leggerlo. Finalmente ora che ci hanno lasciato in pace con questo diario. Ok, questo è il diario antico. Rivela che la mappa va immersa nell'acqua, penso. E quando è fatto, la locazione del tesoro reale apparirà. E niente, quindi basta ficcare la mappa dentro l'acqua e finalmente ce ne andremo sull'ultima proprio isola di Quackshot. Qui la fantasia, ragazzi, proprio si spreca, lo stesso inizio del... stesso inizio del quadro precedente, solo che qui sono più serpi. Cerchiamo un attimo di ricordare. Ah, queste sono le foglie leggerine che cascano quando io ci appoggio il mio prominente culo da papera. Mamma mia ragazzi. Chissà se lo finisco tutto in un colpo. Tu me freghi, non so. Ok, qui ragazzi, tenete il caso sempre a destra, se dovete... Ma che cazzo... Cioè, lo stavo dicendo, quindi lo stavo tenendo pigiato. Ok. E sono al punto di prima. Come detto, tenere pigiato a destra. Boh, io non ho capito prima che cacchio è successo. Fidate, se pigiate sempre a destra, qui non potete mai morire. Tranne io prima, forse non mi aveva preso il joystick. Va bene, basta. Ok, anche qui non guardarsi mai indietro. Se ti fermi sei perduto. Se ti fermi sei perduto. Qui ci vuole un po' una destrezza, col joystick. E via, verso altri punti ignoti. Ok, un santuario nella foresta. Qui io non ho mai capito come si fa. No, eh? Ok. Vabbè. Vabbè, un polletto ce l'ho, c'ho tutta l'energia. Oh! Qui, se ricordo bene, bisogna usare le bolle, anzi dai, popcorn. Tanto per cosa ce le teniamo queste popcorn? Fare una festa? Cinemino con gli amici? No. Io le spreco tutte, cioè spreco, le uso tutte qui.
questi soldati di terra che probabilmente difendono questo tempio. Classico fuoco. Questo l'abbiamo visto anche sul primo livello, i primi, insomma. C'è molta riusabilità in questo gioco. Cioè, magari si riusano pezzi vecchi, anche proprio delle texture vecchie. No, io volevo passare sotto, vabbè. Ok, lasciamoci trasportare da lui. Ecco, qui se la fiammella magari mi veniva anche a disturbare, era un pochino più complicato il quadro. Ma ricordiamo, il target era anche per i più piccoli, quindi... Ah! No, ho sbagliato. Bisogna attendere qui, sì, la piattaforma e attaccarci qui gli sturalavandini. Tanto matta... Oh! Eccoci qua. Via, il tuffo, freno, ok. Dai, muoviti, fiammella. No, volevo andare lì sopra. Sopra c'è un passaggio molto areato, molto tranquillo. Eccolo qui. Ma io l'ho mancato un'altra volta, va bene. E dai. Anche il joystick influisce, avere un buon joystick aiuta su questi punti. E ora una scena molto di fede. Qui bisogna fare un salto nel vuoto. Bisogna avere fede. Specialmente non Emilio. Possibilmente, anzi, scusate. E niente. Qui un po' di vita si possono perdere. Che la fede sì, va bene, ma poi ci vuole anche il riflesso finale. Ah, qui c'era il tranello, se saltavo andavo di sotto. E qui il salto è molto difficile, ragazzi. Ricordate, l'ultima è difficilissima. No, il boss! Sono arrivato al boss, e te. Dai, proviamo col coso. Proviamo con lo stura. Ok, bisogna colpirlo alle spalle e schivare le pietre. Lo so, è un cavaliere antico, un templare. Un templare. Eh no, eh. No, 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 no. La devo studiare bene perché, ecco, la spada gliela devo fa lanciare da qui, ok, in modo che possa andargli qui dietro. Scusi, se mi avvicino, ok. La bisogna far lanciare sempre da quel punto, in modo che poi dal salto, semplicemente camminando, lo si può passare, altrimenti, ecco, tipo adesso, rischiamo di farci male. Proprio, proprio sulla nuca, qui. Bel collino, ta. Anche qui non siamo certo sui boss più difficili della terra, ma neanche dei più facili, perché queste pietre... sono stronze, sono stronze. Tanto non ci sto credendo che sto per finire Quackshot qui sul mio canale. Era uno dei giochi che volevo fare proprio dall'inizio. Dico, apro un canale sul Mega Drive. Dopo questo, questo, quest'altro, ho fatto una piccola lista iniziale di 5-6 giochi e Quackshot c'era, perché comunque fa parte proprio del set di giochi che proprio sono dei must per il Mega Drive. Però non l'avevo mai finito. Invece ora ve lo mostro il finale. Finale che potrebbe farvi anche un pochino incazzare. Adesso questa è una piccola anticipazione. Tanto qui
Templar abbiamo visto che non ha molte frecce al suo arco. Anche qui dargli un'altra armetta, non lo so, ogni tanto, passa il raggio, una fiammella, un qualcosa che lo aiuta nel combattere, perché un po' statico, eh? Statico non so, statico sì. E adesso lancia la spada, io casco dietro, lo colpisco alla nuca, mi metto qui dove le pietre non cascano. Ci siamo? No! Sì, vabbè, lancia la spada! Te passo dietro! Eccolo! Non so, magari con popcorn proprio il devastavo con colpo, non credo. Ecco, perché sono matto? Perché ho anticipato il salto? È giusto così. È giusto così che mi becco una spadata. Niente. Vuoi morire? Schiatta, brutto templare. Proteggi tesoro del merda. Polunghi. Guarda, anche Paperino si sta spazienti. E tuffo. Mi tuffo per colpirti. Oh, e vuoi morire? Ma che cacchio stai fa? No, no. Qui c'è una grave carenza. Almeno fai due sotto giochi all'interno dell'unico boss. Non può essere così lungo e tutto uguale. Ok, finito ragazzi. Finito Quackshot, the end. Ok ragazzi, apriamo finalmente questo tesoro. Il tesoro è? Apriamo, forza. Una statua, Dena. Oh mio Dio, è solo una statua di una principessa papera. E beh, ti pare poco? Ecco qui che torna sulla pista d'atterraggio. Donald, dove eri? Dov'è il mio regalo? Proprio Donald sfinito? Eccolo qui! Cosa? Questo sarebbe il mio regalo? È tutto qui! Vedi le donne che fanno incazzare proprio? Tu ti fai un culo così e lei si incazza, ma no! Dentro la statua si ruppe e uscì un gioiello. Adesso mi bacia, capito? Fammi sta zitto che potrei esulare proprio. E Donald Duck vola sulle ali dell'amore. Quindi niente, si era fatto un culo così e Paperina era rimasta incazzata. Adesso quei soldi del diamante vanno in luna di miele. Un bel viaggio di nozze su questo aereo. Che dire ragazzi, mi potrei anche emozionare su questo finale. Sono riuscito finalmente a finirle, quindi tra poco uscirà la recensione. Adesso non voglio spoilerare troppo, ma questa recensione per questo primo anno di canale potrebbe essere l'ultima del Mega Drive. Continuerò a fare speciali, a fare gameplay, però 17ª puntata, ultima recensione e poi ci sarà il riepilogo di questo anno qui su dal canale Retro Gaming. Io ragazzi vi ringrazio per avermi seguito. Ci vediamo alla prossima, ovviamente iscrivetevi, mettete un bel mi piace a questo video perché ho finito Quackshot sotto i vostri occhi e ci vediamo alle prossime puntate. Buona!